La proposta di Lega Ambiente per ripulire il mondo è stata abbracciata anche dagli alunni dell'Istituto Verga. Stamattina gli scolari si sono recati alle villette di Macchitella, dove normalmente giocano, per poter fare un po' di raccolta differenziata e poter pulire l'ambiente in cui giocano normalmente. Questo è un modo diverso di insegnare, un modo che resta più impresso nella mente dei ragazzi. Ma guardi, è didattica esperienziale, sicuramente parlare di riciclo, parlare di raccolta differenziata a livello teorico dà le basi della conoscenza, ma se tu non dai degli incarichi di responsabilità, soprattutto a questa età ai ragazzi, e fai mettere in pratica un modus operandi che poi diventerà il loro modo di vivere anche al di fuori del contesto scolastico e quindi ci auguriamo della città in cui viviamo tutti, probabilmente gli obiettivi si raggiungono con maggiore facilità e inneschiamo loro, trasferiamo una consapevolezza al senso civico. Siamo venuti qua a Macchitella per fare un progetto per la Lega Ambiente, il progetto Puliamo il Mondo, perché per lasciare un messaggio. Qual è il messaggio che volete lanciare? Che dobbiamo pulire il nostro mondo e non dobbiamo sporcarlo. Com'è andata la raccolta di stamattina? È andata bene, abbiamo riempito quasi 2 sacchi perché c'era tanta sporcizia, purtroppo la gente butta lattine, tantissime cose, patatine e tante cose, e abbiamo provveduto a raccogliere tutto. Noi oggi abbiamo organizzato, appunto, ci è stata organizzata questa giornata della Lega Ambiente e noi comunque abbiamo deciso di pulire la villetta di Macchitella perché comunque è un posto che ci circonda e noi ragazzi di tutte le scuole, come a prescindere dalla Verga, andiamo sempre lì a giocare, a fare dei giochi, a muoverci, e quindi comunque abbiamo deciso di andare a pulire il posto che ci circonda. Perché è così importante fare la raccolta differenziata? Beh, allora, prima di tutto per rispettare l'ambiente, poi per riciclare degli oggetti, che si possono creare altri oggetti con le cose riciclate, e poi altri tanti motivi. Come vi hanno preparato gli insegnanti a questa giornata? Ci hanno preparato con dei sacchetti, poi ci hanno fatto pulire, almeno l'ambiente era più pulito, e ci hanno portato alle villette di Macchitella. È un posto dove stiamo molto spesso noi ragazzi, e quindi era giusto anche pulirlo. Ti è piaciuta questa iniziativa? Sì, mi è piaciuta tanto, almeno l'ambiente è più pulito, non riceviamo malattie perché con l'ambiente sporco possiamo riceverle, e facciamo anche una buona azione. La raccolta differenziata tu la fai a casa? Sì, la faccio, a volte riciclo anche dei materiali che possono servire per altre cose, anche quando facciamo dei lavoretti a scuola utilizziamo dei materiali riciclati.